Ti sei mai chiesto come mi muovo? E soprattutto, chi dà i comandi al tuo corpo? Quante volte ti sei sentito impotente? Se hai già arrampicato, sai cosa vuol dire essere teso o sentire che il proprio corpo non risponde ai tuoi comandi. Se invece non hai mai arrampicato, probabilmente è perché non sai a cosa va incontro. Le basi della tecnica dell'arrampicata, come tutto quello che riguarda l'agire umano, si basa sul conosci te stesso. Soprattutto nell'arrampicata, dove hai bisogno di trasformare la paura e la tensione in agio e disinvoltura. Hai bisogno di capire e di conoscere il perché e il come agire. Hai bisogno di solidi punti di riferimento. La cosa più semplice che ti verrà da fare è quella di affidarti alla forza muscolare per compensare la tua carenza di conoscenza e fondamentalmente i tuoi squilibri. Ma questa è una chimera, perché la forza finisce. E non è che finisce quando sarai vecchio, la forza finisce anche in un solo passaggio. Anche io, nei miei 10 anni di competizioni e vari tentativi di vie molto complicate, molto difficili, sono scaduto spesso in questa tentazione di aumentare la condizione fisica lavorando esclusivamente su esercizi sulla condizione fisica. E anche se apparentemente in quel momento mi hanno dato un picco di performance, successivamente sto ancora pagando le conseguenze di quegli allenamenti, perché dopo il picco c'è stato un crollo e il crollo non è stato in quel momento lì, perché quei traumi che io ho indotto in quel momento lì sono traumi che ancora perdurano, come per esempio la deformazione delle capsule articolari delle dita comporta l'allargamento delle dita. Questo sai cosa vuol dire? Vuol dire che per me i biditi sono monoditi e non solo. A me non mi entra neanche più il dito nei monoditi. Se sono stretti non mi entra il dito, quindi a me al posto di entrare due falangi me ne entra mezza. E queste cose sono irrecuperabili. Perché? Perché lo sforzo e la violenza, il conflitto, l'irruenza sono concetti dell'ignoranza che non ti portano assolutamente lontano, ma non solo non ti portano lontano, ma ti fanno andare nella direzione opposta, cioè verso il malessere. Il malessere non ti dà futuro. Il benessere è il futuro. Quindi se tu coltivi la tua salute e il tuo star bene e lo stare meglio, hai un futuro. Se tu vai verso il dolore e lo sforzo, andrai solo a crearti dei danni. E la maggior parte delle volte, sappilo, che saranno permanenti. Questo con il no limits, sì, è il no limits negativo. Non dare limiti alla sofferenza umana. Quindi la soluzione, a mio parere, è quella di andare verso la conoscenza e quindi approfondire e ricercare e continuare a amplificare le proprie abilità. Perché? Perché questo percorso è infinito e tra l'altro non ti fa danno, non ti porta danno. Ed eccoci allora al tema principale di questo video. Il conosci te stesso in realtà è il rispetta te stesso, il come sei fatto. Tu sei presumibilmente un essere umano e la definizione dell'essere umano in relazione con il contesto e quindi con la capacità, il movimento, come si muove nel contesto, è dovuta alla postura eretta. La tua identificazione come essere umano in relazione al contesto è la postura eretta. Questo è quello che diversifica l'uomo dalle altre specie. Ok, questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai un asse longitudinale che ti attraversa
Il corpo dà la testa ai piedi e quello dà la direzione del peso. Ok? Tornando alla domanda principale, sai come ti muovi e soprattutto come chi comanda il tuo corpo è appunto chi gestisce questo asse primario in relazione con il contesto? L'istinto e gli schemi motori di base. Gli schemi motori di base o primari si imparano fin da piccoli e si reiterano come comportamenti lungo tutta la vita, finché non si accede a una disciplina sportiva di alto livello che appunto insegna o educa la persona a uscire da questi comportamenti per creare altri schemi motori più complessi. Normalmente, quindi, finché non si accede a una disciplina di alto livello, quello che l'uomo fa normalmente è reagire al contesto operando schemi motori, appunto, e istinto automaticamente. Quindi non si agisce consapevolmente o con coscienza nei movimenti, ma di fatto qualcun altro, quindi l'istinto, i schemi motori, agiscono in background, sottofondo, inconsapevolmente, per fare, camminare, correre, saltare, strisciare, diciamo gli schemi motori di base. Sul piano orizzontale ogni movimento è una reazione inconsapevole, quindi l'uomo si muove automaticamente sul piano orizzontale. E questo cosa comporta? Comporta che quando una persona accede al piano verticale, la gestione, quindi il sistema di gestione del corpo, anche dell'emotività sul piano verticale, opererà secondo i criteri del piano orizzontale. Quindi va da sé che automaticamente questa cosa non può accadere, non solo perché gli schemi motori sono settati appunto sul piano orizzontale, ma lo stesso istinto, che di fatto è tutela della sopravvivenza vuol dire che opererà in maniera conservativa. Cosa vuol dire? Che non ti permetterà di muoverti con disinvoltura su una cosa che non appartiene alla sua normalità. Piano orizzontale. Quindi per quanto tu possa imparare, tra virgolette, tecniche, in realtà tu devi comprendere profondamente che non puoi accedere agli automatismi, perché gli automatismi sono fatti da quello che tu ho appena detto, cioè istinto conservativo, quindi ti bloccherà, e schemi motori primari. Gli schemi motori primari sono settati sul piano orizzontale. Non puoi sostituirli neanche in un anno di allenamento. Perché? Perché è una vita che tu sei cresciuto, e non solo tu sei cresciuto applicando quei comportamenti, ma tutto intorno a te ha continuato a reiterarli guardandoli negli altri. Ok, quindi ne hai avuto la riprova, che in questo caso è anche sociale. Cioè è normale che si faccia così, che tu debba fare questo. Quindi per entrare nella disciplina devi comprendere fino in fondo il come muoverti e applicarlo. Quindi teoria e pratica e didattica devono essere tutti operare in coerenza e in coscienza. Quindi devi imparare esattamente come muoverti, cosa comandare ogni singolo segmento, perché altrimenti se manca un passaggio, manca un comando,
parte l'automatismo. È come... è un sistema intelligente, io già più volte l'ho spiegato nei video, è come l'autopilota, tra virgolette, di un aereo molto più complesso, perché mentre l'autopilota, diciamo, delle macchine viene inserito manualmente dall'essere umano, in questo caso è dell'essere umano ed è un sistema ancora superiore, quindi interviene ogni volta che c'è una carenza di conoscenza. Quindi se c'è un'esitazione, bam, parte subito il comando che va a colmare quel vuoto. Non è possibile che tu non sappia cosa fare. Il tuo sistema entra subito in salvataggio. Per fortuna. Perché è quello che ti salva. Quindi se per muoversi in un ambiente verticale hai bisogno di sapere esattamente tutto. Tutto quello che ti è necessario, se vuoi muoverti con agio e disinvoltura, altrimenti diventa sofferenza, diventa un conflitto. Il conflitto, la radice del conflitto, quindi tensione, conflitto, è proprio la non conoscenza, la non relazione con la situazione e quindi è la mancanza di informazione. Quindi il tuo punto di riferimento primario è la postura eretta. All'inizio ti dovrai preoccupare di riuscirlo a mantenere. Quindi all'inizio quello che io ti consiglio è di mantenerti, tra virgolette, rigido, cercare di generare prima questa nuova memoria corporea di questo asse che si muove in una nuova modalità, cioè il piano verticale, ovviamente con l'adattamento. Allora, innanzitutto devo definire altri due assi che ti aiutano a comprendere e appunto a mantenere l'asse primario integro, l'asse delle spalle e l'asse del bacino. Questi due assi influenzano la postura primaria. Se si inclina l'asse delle spalle, andremo a storcere l'asse primario e anche a romperlo. Se si inclina l'asse del bacino, ugualmente andremo a rompere l'integrità dell'asse longitudinale, l'asse primario, e poi ci sono tutte anche le rotazioni. Però facciamo una cosa alla volta. Questo è quello che ogni arrampicatore deve avere ben chiaro in mente, perché è il punto di riferimento primario. Allora, se la parete è un piano verticale e tu sei un piano verticale, questi due piani diventano e sono paralleli. Quindi, cosa vuol dire definizione di parallela? Che sono due rette che non si incontrano mai. Ok? Se noi vogliamo avere una relazione, è inutile che tu ti appiccichi, perché appiccicato sono sempre due parallele. Aumenta solo l'attrito, ok? Ma non c'è scarico di peso, non c'è una relazione. Per generare una relazione, fai conto che tu sei la mano. Per generare la relazione, questa è la parete, tu devi generare un angolo. Quindi non puoi abbattere la parete, generi l'angolo tu. Ed è qui che intervengono le braccia, a mantenere e a gestire, a garantire questo angolo. Ok? Quindi la nuova postura eretta è leggermente inclinata per dietro rispetto alla parete. Quindi questo devi riuscire a avere in testa. Quindi il primo riferimento è che tu, per incidere e quindi scaricare peso sulla parete, devi avere un asse integro che va a finire su un appoggio. Uno.
Perché se è su due, in questo caso statico, ok, però dopo non ti muovi, non ti puoi muovere. Quindi la posizione anche in statica assoluta è quello di stare in equilibrio su un piede. L'ho ripetuto mille volte e continuerò a ripeterlo, però questo è la chiave, perché se uno non pensa a questo, e quindi da dove si scarica il peso, e quindi da dove parte il peso, tutto il resto è inutile. Il principio è la fine. Tutto dipende da come noi gestiamo e impostiamo le cose. Il potenziale, questo anche in fisica. Il potenziale genera il movimento. Senza potenziale non abbiamo espressione di movimento, se non per causa esterna. E qui noi stiamo pensando alla nostra arrampicata, quindi io che voglio arrampicarmi, non che qualcuno mi tira su o che mi muove. Non sono una marionetta e non voglio esserla. Tutto quello che è esterno, anche l'istinto, diventa una cosa che dovrebbe aiutarti, in questo caso ti limita, perché è conservatore. L'istinto fa in maniera tale da conservarti e quindi non ti fa progredire, perché mantiene la tua condizione, è il suo compito. Questo non vuol dire che sia sbagliato, è che devi riuscire a entrare in coerenza, lo devi comprendere come agisce e lo devi gestire tu, perché altrimenti subisci le situazioni, non ti rendi conto, non le gestisci tu. Questo in estremo, cioè nell'arrampicata, non ti permetterà di essere disinvolto, perché la disinvoltura è un'abilità, abilità, agilità, dipende dalle idee. Per dare valore a tutte le parole che ho detto prima, andiamo a, diciamo, andiamo a manifestarle, andiamo a vedere effettivamente come metterle in pratica e comprendere effettivamente il senso di quelle parole sopra. Quindi ora dobbiamo generare un asse. Per generare un asse hai bisogno di avere anche un asse fisico. Quindi io ti consiglio di prendere, in questo caso prendo la mia misura che è 1,70, mi posiziono la mano più o meno a una presa della mano media a più o meno 2 metri, e una presa molto grande per il piede qua sotto, sulla stessa linea. Posizioni la mano. Il primo esercizio è gambe e braccia tese. Posizione la mano, posizione l'altra mano qua, posizione il piede sinistro e posizioni anche il piede destro. Allora, la gamba è tesa, per mantenere il bacino in asse questa gamba deve mettersi su. Per mantenere l'asse delle spalle ti conviene avere su anche la mano sinistra. Ovviamente anche con una presa media vedrai che se stai completamente in fuori, quindi braccia tese o gambe tese, incomincerà a essere difficoltoso reggere la presa. È per questo che io ti consiglio di non usare mai prese grosse, soprattutto per creare questi modelli, perché ti rendi conto effettivamente di cosa è giusto. Cioè il giusto è relativo a quello che stai facendo, quindi non puoi dire che questo che il modello, effettivamente il modello ideale della postura retta, anche un'arrampicata con l'angolo di incidenza, tutto quanto deve essere a braccia tese e gambe tese. No, non è questo, non è così, almeno che non c'è una presa molto buona, ma la maggior parte delle volte è difficile che tu hai sia prese il piede buono sia prese per la mano buona, almeno che non stai sui gradi abbastanza semplice, anzi troppo semplice. Quindi per capire effettivamente quello che ho appena detto, tu che fai? Ti posizioni la presa più in basso, sempre in linea con il piede, una presa più piccola, e capisci che per tenerla, per riuscire a tenerla, devi piegare sia gamba che braccio. Allora, tu dici, allora, io ho visto anche precedentemente altri video che dicono, no, beh, se c'hai il braccio piegato vuol dire che stai tirando la presa. No, non la stai trazionando, anzi in realtà è il contrario. L'angolo da
compressione in questo caso, vuol dire che tu crei una risultante che spinge, spinge, comprime verso il muro. In questa maniera scarichi peso. Se il braccio piegato, sì, ma il gomito è verso fuori, allora stai trazionando. Però, quindi presa in linea, mi metto in asse. Eccolo qua. Lo fai di sinistra e lo fai anche di destra. Allora, ovviamente per quanto tempo lo posso fare, tu devi riuscire a creare, a generare questo angolo e mantenerlo. Per quanto tempo dipende dalla presa. Cioè, ovvio che uno dalla presa e due dall'esercizio, non è che tu da subito devi riuscire a sforzarti di rimanere più tempo possibile attaccato a mantenere la posizione, è sempre lì. Metti il video. Metti il telefono, ti fai il video, accendi, fai rec, vai lì, provi a metterti in posizione, quando senti che stai a posto, scendi, vai a controllarti il video e vedi effettivamente se stavi dritto o no. Non c'è bisogno di starci tanto tempo, perché questo non è un esercizio del tempo o sempre lì di condizione fisica, ma è un esercizio di schemi, cioè devi imparare a eseguire il dritto. Quindi non puoi sperare che ti venga automatico e ricominciamo da capo. Non ti verrà mai automatico questo, ti verrà da storcerti, sempre. Ok? Cioè, perché ti verrà da... Sarai distratto dalla presa perché ti verrà da tirarla, compagnia bella. Cioè, la centratura, la concentrazione è proprio riuscire a ricondurti a un primario. E questo è una delle posizioni primarie. Mantenere l'asse retto con aiutandoti con i due assi trasversali delle spalle e del bacino. Buon esercizio! Fammi sapere com'è andata. Nel prossimo video parlerò degli altri segmenti, quindi oltre agli assi, gli altri segmenti che devono lavorare appunto secondo gli assi primari e delle varie rotazioni. Iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellino per rimanere aggiornato. Grazie.